Ciao ragazzi, video un po' particolare quello che faccio perché vorrei ritornare su quello che è successo qualche mese fa con Dictator Lawrence del clan Legio Italica. Allora, prima di iniziare ci tengo a dire che non voglio rimettere benzina sul fuoco. Questo video non vuole essere un'aggressione nei confronti di Dick. Non vuole essere un ritornare una polemica che per quanto mi riguarda è morta e sepolta, così anche un po' come il mio canale che non posso più portare avanti per questioni di tempo. Però mi è capitato in questi giorni di andare a fare una cosa, cioè vi faccio vedere. Se io scrivo su YouTube in una pagina in incognito il nome del mio canale, cioè Resler, dopo il nome, quindi dopo il mio canale, esce fuori questa cosa, il video che lui fece, la disinformazione funzionale, che io vi invito a vedere, in cui Dick dice che io tramite il mio video da cui ho preso un suo contenuto senza chiederlo, e questo è stato un mio errore, l'ho detto e lo ripeto. Lo avevo già detto all'epoca e lo ripeto, una mia leggerezza, non era comunque mia intenzione fargli un danno. Comunque lui afferma che nel video che ho fatto delle prime impressioni di Farao, quindi prima che uscisse il gioco, ho fatto disinformazione, ho fatto addirittura una recensione. Allora, una cosa del genere va a ledere quella che è l'immagine della mia persona o comunque di quello che io ho fatto come content creator, che magari è un qualcosa di piccolo, però è un qualcosa che ci tengo. E lo ritengo un danno alla mia persona, da cui per assurdo si potrebbe anche eventualmente muovere querela, cosa che ho il potere di farlo, però non ho intenzione di fare, perché, ripeto, il canale non... l'ho chiuso, cioè non ho proprio il tempo di ritornare a portarlo avanti, e ormai è una cosa morta e sepolta. Però mi dà fastidio che c'è questo che non corrisponde al vero. Allora, cosa che dovevo fare in passato, ho salvato sul mio computer il video in questione, eccolo qui. Questo qua è il video di prime impressioni che poi mi è stato bloccato da YouTube, anche giustamente, e io vi voglio far vedere come non è vero che ho fatto disinformazione quando ho lasciato le mie impressioni su Pharaon 3 passa mesi fa, e soprattutto non ho fatto una recensione del titolo. Naturalmente non vi andrò a far vedere il video, vi lascerò soltanto in sottofondo l'audio. Allora, io non lascerò abilitati i commenti, ma non perché non voglio un confronto. Per me il confronto si può fare tranquillamente. Il fatto è che immagino che ci saranno tante persone che scriveranno e non ho né il tempo né la voglia di rispondere a tutti quanti, sono sincero. Sono veramente preso da altro in questo momento, cioè per me i videogiochi ormai sono l'ultima delle cose, ne sto approfittando soltanto in questi giorni di feste per giocare un poco. Quindi vi lascio all'audio del video, che non potrò farmi vedere ovviamente per motivi di copyright. Spero che questo aiuterà non tanto la gente a capire, ma quanto a difendere la mia immagine, perché io non sono né uno che ha fatto mai disinformazione in più di 2 anni di contenuti, né uno che ha cercato di fuorviare la mente di chi mi segue. Magari sì, in passato sono stato, come dire, molto forte in alcune espressioni, sono stato un po' borderline, questo sì, e vabbè, diciamo, anche non lavorando, cioè, ho avuto anche un periodo privato non proprio dei migliori, ecco, adesso è tutto molto diverso. E quindi io vi lascio all'audio del video, traete poi le conclusioni se quello che dico in questo video è una recensione oppure sono soltanto delle prime impressioni tratte dal contenuto, poi che, ripeto, erroneamente ho preso dal clan Legio senza chiedere il permesso. Vi lascio all'audio.
Salve a tutti, io sono Resler e benvenuti ad un nuovo video. È uscito l'Early Access di Total War Pharaoh e ovviamente tutti i partner, i content affiliati stanno iniziando a pubblicare i loro primi gameplay. Qui siamo in un video del primo gameplay rilasciato dal Clan Legio, fatto da Dick, e volevo guardare questo video, comunque una parte di questo video insieme a voi, per dirvi quelle che sono le mie impressioni vedendo questo gameplay. Molti di voi insomma mi avete chiesto nei giorni scorsi: Ray, cosa ne pensi di Pharaoh? Ray, potrà mai essere un gioco valido, eccetera. Bene, è chiaro che se non si vedono i gameplay non si può neanche dire, quindi vediamo il gameplay insieme a voi. Allora, una cosa che ho visto anche un po' il trailer di esplorazione della mappa ufficiale rilasciato sul canale YouTube di Total War, una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è per quanto riguarda l'ambientazione. Allora, qual è il punto riguardo all'ambientazione? Giustamente uno storico ambientato nell'antico Egitto, le zone un po' limitrofe. Quindi ci vanno a presentarsi, il gioco va a essere ambientato più o meno negli stessi biomi, un clima desertico in cui sì, c'è un po' di vegetazione lungo il Nilo, lungo le coste, e poi mi sembra di aver visto una zona dove c'è molta più vegetazione andando avanti, però sostanzialmente si parla di montagna, deserto e foresta. Stop. Ora è chiaro che qualcuno mi dirà: Ray, il mondo quello è. Sì, naturalmente il mondo quello è, cioè non è come Warhammer che ci sono biomi, di molti più biomi anche caratterizzati da corruzione e quant'altro. Non sto dicendo questo, è che secondo il mio punto di vista bisogna vedere, perché quanto questo tipo di bioma non molto vario possa tenere il giocatore attaccato al gioco, nel senso che anche dal punto di vista dell'occhio questa poca varietà di ambientazioni potrebbe a lungo andare a stancare. Infatti, ora non lo so se Dick lo fa vedere più avanti, per contrastare questo tipo di ripetitività ambientale, chiamiamola così. Esatto, è stato inserito l'alternarsi del giorno e della notte, quindi ci sarà anche la visuale della mappa in notturna. Questo è proprio per dare un senso di cambio di colori. Questa è una cosa molto furba, un escamotage dei programmatori che hanno fatto, che è per dare un senso di alternanza dei colori. Ma non lo so, sembrano le stelline del presepe, queste qua sullo sfondo, però. Per dare un senso appunto di alternanza dei colori e non far essere il tutto così poco vario, ecco. Però di fatto poi le ambientazioni sempre quelle sono. Ora, se vogliamo ritornare un attimo indietro, volevo anche vedere della la mappa. Si è già detto che non è molto grande, cioè si parla dell'Egitto e un po' zone limitrofe, diciamo. Avevo visto prima tipo un albero, esatto, queste che sono praticamente le condizioni di vittoria. Mi piace questa cosa di mettere le condizioni di vittoria però con uno schermo proprio quasi a tutto schermo, mi piace come cosa. Tipo per esempio in Warhammer è un po' più piccola, molto più piccola. Qua invece proprio quasi a schermo intero. Oh, finale, ti dà anche soddisfazione. Anche se non lo so, sembra, le condizioni di vittoria sembrano tutte abbastanza, come dire, essenziali. Qua invece ci dovrebbe essere tipo un albero di tecnologie, che immagino varia da fazione a fazione. Non voglio parlare di razza perché poi sono tutti umani, quindi quella razza umana quella è. E non penso che sia un albero di tecnologie piccolo, non credo neanche che sia un albero di tecnologie grande. Così, almeno parlando di grandezza, poi non posso valutare che tipo di tecnologie ci sono, se sono efficienti, se sono funzionali alla fazione giocata, perché il gioco non lo conosco. Però così mi sembra che c'è un quantitativo equilibrato in termini numerici di tecnologie da sbloccare. Anzi, questi li chiama Royal Decrees, vabbè, penso i decreti reali, ma penso che siano tecnologie sostanzialmente. Almeno
ridere e sono paragonabili alle tecnologie di Warhammer. Allora, un appunto per quanto riguarda anche lui. Allora, questa è la prima volta che vedo in uno storico applicata lui sulla falsa riga di quella di Warhammer 3. Cioè, io che qualche storico l'ho provato, non sono giocatore di storici, però gli storici li ho provati. E hanno sempre questa Wii che non sempre è comoda. Io mi ricordo, per esempio, mi sembra c'era Attila che aveva le, come dire, le rappresentazioni qui delle unità che erano molto più piccole. Invece qua ricalca molto quella che è lui di Warhammer, e sicuramente è una cosa positiva. Anche la schermata della diplomazia è molto intuitiva, molto semplice, esattamente come quella di Warhammer. Ci sarà, vedo che ci sono anche molte più opzioni in questo. Poi bisogna un attimo, bisognerebbe poi approfondire, ma non è questo il caso, queste sono soltanto impressioni. Questa qua è proprio lui di Warhammer, è molto molto simile, e io ritengo che lui di Warhammer sia la migliore in assoluto. Vorrei però anche vedere se c'è qualcosa riguardo lui degli insediamenti. Ma lui degli insediamenti io l'ho vista nel... Eccola qua, lui degli insediamenti. E lui degli insediamenti, anche qui siamo sulla falsa riga, no? Di quella là di Warhammer. Quindi sufficientemente grande, chiara, intuitiva, niente di complesso, ecco. Cioè, quella là di Three Kingdoms, ricordo che era veramente molto molto scomoda, veramente, cioè, magari bella esteticamente, carina, però in senso pratico era complicato da comprendere, le scritte poi erano piccole, ma invece è tutto molto più grande. Poi soprattutto stavano in basso a sinistra, non ho mai capito questa scelta di The Kingdoms, ma invece stanno in posizione centrale, come su Warhammer, e sono sufficientemente grandi. Quindi sì, lui di Warhammer è la migliore, e qua l'hanno, e su Pharaoh l'hanno, i concetti base, no, a grosse linee, l'hanno riportato anche su Pharaoh, e sicuramente è una cosa buona. Vorrei vedere qualcosa, ecco, vedete anche qui la fase di costruzione, le icone sufficientemente grandi, le descrizioni non sono molto lunghe, non mi sembra di vedere niente di complesso, cioè Three Kingdoms, cioè, a volte rimanevi lì a leggere cose su cose, mamma mia, che non era neanche poi necessario mettere tutte quelle descrizioni. Quindi sì, molto molto pratico, molto accessibile, devo dire la verità, è fatto come si deve. Allora, io però vorrei vedere le battaglie, esattamente. Questo qua è proprio Warhammer. Questo è Warhammer. Ah, ok, ci sono, vabbè, questo succede spesso negli storici, ci sono le condizioni ambientali che vanno a modificare quella che è l'efficacia delle varie unità, okay, questo c'è anche in altri storici in realtà, quindi non è niente di nuovo. Allora, in fase di schieramento vediamo, sa molto Warhammer. L'IA comunque Creative Assembly continua a puntare su questa grafica cartonesca. Immagino che sia anche un modo, come dire, per far invecchiare meglio i giochi, perché alla fine i videogiochi che hanno una grafica un po' cartonesca sono quelli che invecchiano meglio rispetto ai giochi che hanno una grafica più, come dire, stile film, no? Fotorealistica, diciamo così, anche se ormai i giochi hanno una grafica... I giochi fotorealistici comunque sono fotorealistici, quindi... non possono invecchiare, perché alla fine quella è la grafica. Non è che c'è un passaggio da PS1 a PS5 che tu dici no, il gioco per PS1 è invecchiato. No, non è così. Vabbè, lui sta, penso stia facendo la descrizione delle varie unità, non mi interessa, voglio vedere la battaglia. Vabbè, ha fatto la divisione in gruppi. Fanteria da Dio, qualche alciere, il Lord.
Poi, se ho capito bene, in Faro non ci saranno i Lord, quelli là super potenti, saranno delle unità normali. Beh, come anche giusto che sia. Vabbè, questa è una cosa che si è visto anche in Troy in altri storici, no? Vabbè, ma no, quelli sono gli arcieri. No, sto vedendo che gli arcieri comunque sparano a sufficienza, anche se gli passa attraverso un'unità di fanteria. Comunque sparano abbastanza. Ma non so, il tiro mi sembra essere abbastanza così, mo' di impatto. Mi sembra funzionare abbastanza bene. Questo vi sta venendo sgretolato, sta prendendo. La barra bianca dovrebbe essere la disciplina, sta prendendo tutta la disciplina già lui. Ma il tiro qui mi sembra veramente tanto tanto impattante, così a vederlo. Cioè, impatta veramente molto sulla disciplina. Ripeto, se la barra bianca è la disciplina, si vede proprio quando gli arcieri. Quando le frecce colpiscono un'unità di fanteria, come la disciplina crolla subito. Poi vabbè, bisogna anche vedere se lui ha che difficoltà sta giocando, cioè, ci sono tante cose da valutare, però di impatto mi sembra che le unità da tiro influiscono veramente tanto sulla disciplina del nemico, e così anche su Warhammer, però qua mi sembra molto molto marcato. Sarà, non sa, forse non è una difficoltà alta, non lo so. Andiamo un po' più avanti. È molto essenziale. Vabbè, diciamo che poi, essendo un gioco ambientato nell'antico Egitto, non c'è bisogno neanche di andare a creare dei modelli particolarmente dettagliati, perché combattono a torso nudo, hanno una mazza, uno scudo, hanno questa specie di pseudo elmo, quello che è, e basta. Poi stanno in pantaloncini, cioè. Io credo che poi, essendo, parliamoci chiaro, questa qua sostanzialmente è una reskin di Troy, quindi essendo anche una reskin di Troy, hanno già tutti gli asset e comunque andare a fare questi modelli sono modelli essenziali, non sono modelli complessi e articolati come quelli di Warhammer 3. Secondo me questo gioco in fase di sviluppo è venuto a costare a Creative Assembly poco e niente. Poi magari mi sbaglio, però così di impatto. Sì, è un gioco, come dire, abbastanza essenziale, cioè c'è quello che ci deve essere, poi vabbè, è chiaro che va approfondito, queste sono soltanto prime impressioni. Per quello che vedo nel video, vabbè, qua c'è la felicità, c'è l'influenza, c'è la forza lavoro. Vabbè, queste poi sono statistiche poi che andrebbero approfondite in termini di meccaniche del gioco. Il fatto di differenziare la felicità, l'influenza e la forza lavoro è carina come cosa. Caratterizza meglio una provincia. Ah, questa qua è la schermata di potenziamento del personaggio dei Lord Ramses. È a 190 di range. Caspita, e anche 40 d'armatura. Ciao, fortissimo. Poi vabbè, è chiaro che va contestualizzato al gioco, cioè se io vedo una cosa del genere, un arciere con 18.500 HP, 40 di armatura e 190 di range, una cosa del genere la vedo su Warhammer 3, dico, so, è esageratamente sbroccato. Ora, naturalmente questo è Faro, non è Warhammer 3, che ha, e Faro ha sicuramente un altro tipo di bilanciamento, un altro tipo di equilibrio, però non sono abituato a vedere tantissime unità del genere, cioè, a parte magari qualche arciere degli Alti Elfi. No, dei Delfi Silvani, scusa. Vabbè, qua penso che ci siano dei potenziamenti per il Lord, o magari delle cose che lui può sbloccare. Vabbè, dovrei mettere l'audio del video, che sicuramente Dicco lo spiega, però non voglio entrare troppo in merito alle meccaniche. Qua c'è l'equipaggiamento. Vedi che gli aumenta. Ah, ok, queste cose poi una volta sbloccate gli aumentano le statistiche.
entità difesa corpo a corpo, grado di reclutamento più 2, vabbè, praticamente vanno a essere un po' come i, come si chiama, i seguaci di Warhammer 3, no? E questi sono un po' come se fossero un po' i titoli assegnati, sono i titoli assegnati, quindi vanno a essere un po', vanno sbloccati e poi però ne puoi mettere massimo 4, quindi è come se fossero i seguaci alla fine della fiera. Beh, è bello perché tutto, come vedete, è tutto molto chiaro, è bello grandi a schermo, non ci sono descrizioni eccessivamente dettagliate, troppo complesse, è molto semplice e intuitivo, è molto accessibile questo gioco. Questo qua è il gioco che, se non avete mai giocato un Total War, è veramente il caso di fare, perché lo vedo veramente tanto, tanto elementare, tanto accessibile. L'impatto è questo. E allora, diciamo, qua siamo arrivati alla fine del gioco. Traendo le conclusioni da quello che ho visto, da quel poco che ho visto di impatto, non mi sembra un cattivo prodotto. Poi è chiaro che questo qua è un video, ragazzi, poi un gioco nel momento in cui lo vai a giocare si trasforma, è completamente diverso. La mia perplessità sta in quanto tempo ci vorrà un giocatore prima che si annoi. Cioè, è risaputo che la mappa di questo farao non sarà molto grande. È risaputo che in generale gli storici hanno meno longevità rispetto a Warhammer, perché sono tutte unità di umani. Quindi fai la fanteria corpo a corpo, fai la fanteria da tiro, fai i cavalli e i carri sia corpo a corpo che da tiro. Nulla, non lo so se ci saranno artiglierie in faro, non so, antico Egitto c'erano artiglierie, non lo so, probabilmente sì, probabilmente no. E, però sostanzialmente si limita a quello. Essendo uno storico non è che puoi mettere unità mostruose. Poi può darsi pure che metteranno la... faranno un DLC Mythos come hanno fatto per Thoi, perché ci sta tutto poi in questo farao, ci metti le unità egizie, e hai voglia, c'è una mitologia egizia che è stupenda, quindi ci puoi mettere un po' di tutto. Sta di fatto che far uscire un prodotto del genere dopo Thoi sta tanto troppo di già visto, così vedendolo superficialmente mi sembra un prodotto in cui è stato fatto proprio il minimo compitino per fare 6, per raggiungere il 6. Non sono assolutamente d'accordo su spostare la forza lavoro dal supporto di Warhammer 3 per fare un titolo del genere. Io non credo che Farao con Creative Assembly Farao guadagnerà come Warhammer 3, quindi e come i DLC di Warhammer 3, quindi automaticamente, ancora una volta, Creative Assembly dal punto di vista gestionale non è assolutamente giustificabile e comprensibile quello che ha fatto. Dare un supporto così scarno a Warhammer 3 per supportare poi lo sviluppo di giochi come Farao, e l'abbiamo già visto poi come si chiama, Jaenas, quello sparatutto, insomma, di dubbio gusto, ecco, diciamo così, di dubbia qualità. È un gioco che, per come lo vedo, secondo me potrebbe valere già intorno ai 30 euro proprio al day one. Cioè, ora non so quanto costa, mi sembra di averlo visto 60-70 euro. Per me è un furto un prodotto del genere, per me è un gioco che non vale più di 30, considerando anche che, ripeto ancora una volta, è sostanzialmente una reskin di Thoi, quindi loro avevano sicuramente già gli asset, ci hanno lavorato sopra, i modelli come li avete visti sono essenziali perché sono dei guerrieri, non c'hanno manco le armature, cioè, quindi combattono a petto nudo, un cappello, pantaloni e via, cioè magari alcuni di loro sono anche scalzi. Però c'ha anche altri peggi che comunque vi ho elencato nel corso del video. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Vi ricordo di iscrivervi al canale per supportarmi. Un bel like e un commento sono comunque graditi. Venitemi a trovare in live la sera alle ore 21 e abbonatevi se volete accedere all'archivio delle live e a tutta una serie di contenuti riservati agli abbonati. Vi saluto e alla prossima. Ok ragazzi, questo è stato, un attimo solo che secondo me è meglio che abbasso l'audio di Warhammer. Ok, allora ragazzi, questo qua è stato l'audio di tutto il video di cui poi sono stato incriminato, no? Di aver fatto disinformazione, di aver fatto addirittura una recensione. Io, come ho detto e ho ripetuto durante il video, le mie sono soltanto delle prime impressioni, molto superficiali, molto impattanti, basate sull'impatto di quello che vedevo, non era niente di ovviamente definitivo. Video di prime impressioni se ne fanno veramente tantissimi, e magari ce ne sono alcuni che possono essere fuorvianti, altri che possono essere meno.
Io ho semplicemente fatto questo video perché quando c'avevo, mesi fa, quando avevo portato ancora avanti il canale, in tanti mi avevano chiesto cosa ne pensavo di Faro. Quindi, in tutta risposta a chi mi seguiva, ho fatto questo video. Erroneamente, continuo a ripetere, prendendo il contenuto del canaleggio senza chiedere il permesso. L'ho fatto con leggerezza, pensavo ci sarebbe stata comprensione, perché poi comunque chi porta contenuti di Total War in Italia, siano quelli, siano pochi. Quindi pensavo si sarebbe lasciato passare, anche perché poi se vai a vedere al di fuori di Total War si prendono spesso video di altri streamer, di altri creator, e non è che sempre si chiede il permesso. Eppure quando poi chi ha subito questo, diciamo, questa presa, no, tra virgolette, non è che va a fare tutta sta polemica, tutta sta baraonda, così come è successo. Io ci tenevo a fare questo video, a farvi sentire l'audio del video incriminato, perché io almeno personalmente non ho visto una recensione. Do un giudizio in base a quello che vedo, non è un giudizio definitivo del gioco. Anche quando dico che quel gioco secondo me può valere o meno un tot di soldi, lo faccio in base a quello che vedo. Tanto è vero che nel corso del video, come avete potuto sentire, più e più volte prendo le distanze da quello che dico, proprio perché si tratta soltanto di prime impressioni. Poi, se da queste prime impressioni c'è qualcuno che si fa condizionare, quello poi non è neanche un problema mio, non è neanche mia intenzione andare a condizionare l'idea che hanno del gioco chi mi segue. Non sono mai stato il tipo, ho portato per più di 2 anni Total War Warhammer e ho sparlato tantissimo dell'unico gioco che trattavo, andando contro i miei stessi interessi. Quindi penso che l'onestà e la bontà dei contenuti, del mio modo di fare contenuti, penso che sia proprio cristallina, ecco. Però non potevo non fare questo video perché se devo essere. No, non è questo. No, nel senso che se devo essere, come dire, ingiustamente accusato di aver fatto disinformazione, questo video qui che avete ascoltato non mi sembra ci sia disinformazione, non mi sembra ci sia stata fatta una recensione, non lo accetto. Perché poi chi ha fatto questo video è passato anche dalla parte di sì, tu sei un gran signore, ti sei comportato bene. No, non mi sta bene chi fa buon viso a cattivo gioco. Niente, ripeto, spero che non, come dire, questo video non porti a ulteriore dibattiti, perché non è quello la mia intenzione, è semplicemente quella di difendere l'immagine della mia persona. Poi, ragazzi, chi vuole capire, capisce. Io non ho neanche poi né il tempo né la voglia poi eventualmente di andare a continuare questa qua, che poi sostanzialmente è un'emerita stronzata nel complesso. Però non mi posso tenere, non posso accettare che la mia immagine, anche se soltanto quella relativa al content creator, che è una cosa che ho abbandonato, venga lesa ingiustamente. E, ragazzi, che dire, buone feste, ciao ciao.